Dottor Alfieri, la cisterna risalente all'età imperiale romana cosa attesta in maniera inconfutabile? In maniera inconfutabile attesta una continuità di vita che va dall'epoca romana, come ha detto lei, si può dire fino ai giorni nostri, perché quel grande recipiente per l'acqua è stato costruito in epoca romana, però con vari rifacimenti che sono dati dall'intonaco ed altre aggiunte, testimonia appunto una continuità di vita fino quasi all'epoca contemporanea. È una delle evidenze maggiori dell'antica Calacta, proprio in età romana soprattutto, e si pone a metà strada, diciamo, tra l'abitato in collina e quello sulla costa. Infatti abbiamo già fatto riferimento a Contrada Pantano. Serviva a convogliare le acque che arrivavano dalla montagna e serviva a distribuirle all'abitato, appunto, che doveva sorgere a ridosso del porto. E sicuramente a quell'altezza ce ne dovrebbero essere anche altre che non sono state ancora rinvenute. Cosa glielo fa supporre? E la grandezza di Calacta anche a livello demografico, perché secondo un calcolo che ho fatto io, quella cisterna di Contrada Palme poteva contenere circa 800.000 litri d'acqua e da sola non bastavano sicuramente per servire tutta la popolazione. E vista anche la distribuzione di Calacta, come anche altri siti come ad esempio Taormino Centuripe, su altitudini differenti, l'acqua doveva essere appunto convogliata e raccolta in contenitori simili.